Mariolo. Michele, Buonasera. buonasera. Finalmente arriva questo punto. Dopo, ecco, che sei arrivato a gennaio, la condizione fisica, diciamo, sta migliorando, non sei ancora al top, però quel gesto proprio dopo il gol per dire mi sono Un tolto un peso di pensiero, dosso. qualcosa di dosso. Ci puoi raccontare la gioia in questo punto di che cosa hai pensato, ecco, quando la palla è arrivata dalle tue parti? Ho pensato a tutto quello che ho passato in un anno, senza contare gli altri anni. E sono contentissimo che è un gol importante per la salvezza, diciamo, matematica. E anche se volevamo qualcosa in più, ma magari ce l'andiamo a prendere nelle prossime partite. Tra l'altro lui ne approfitto, vuole fare una dedica. Sì, dedico questo gol al direttore Mainolfi, che io a 12 anni giocavo nella sua scuola calcio ed è stato grazie a lui che poi sono diventato giocatore, diciamo, calciatore, Mario Di Carlo. Ovviamente per il gol, qual è il tuo obiettivo per questo finale di campionato? Nel senso, ora ti sei sbloccato, il mister crede tanto in te, e soprattutto cosa ti ha bloccato di in carriera? Solo gli infortuni, perché si dice tanto bene. Eh sì, diciamo che feci tanto tempo fa una bella stagione a Viterbo e ebbi la possibilità di giocare col Frosinone, poi infortuni su infortuni, qualche errore anche, sincero, perché quando ti fai male la prima volta magari ti tieni botta, fai il professionista, la seconda, la terza, poi inizi sempre a fare male, qualche errore l'ho fatto, sono sincero. Però adesso sono pronto per... niente, il mio obiettivo di quest'anno è dare una mano il più possibile a Rivestabia. E vediamo se riusciamo ad andare a prenderci i playoff. Natale Giusti. Ciao Michele, buonasera. Volevo chiederti, pochi minuti fa, appunto, mister Novellino, che abbiamo sentito in conferenza stampa, parlava bene di te, diceva che sei entrato bene nella gara oggi, però diceva anche che Volpe deve avere più continuità nel corso della gara. È un tuo limite, che vuoi superare, ecco, presto? C'ho bisogno, diciamo, di minuti. Io sono il classico giocatore che se non fa 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora per 4, 5, 6 partite, anche di più, non riesco ad entrare in condizione. Poi magari riesco a dare dopo quel qualcosa in più, ma all'inizio è così. Daniela Sam. Buonasera Michele, complimenti per la prestazione. Sei in prestito qui alla Juve Stabia fino a giugno. Cosa può rappresentare per te questa esperienza con la maglia giallo-blu e soprattutto quanto conta la tua voglia di crederci che stasera appunto ti ha portato al gol? Conta tantissimo il fatto che io qua sto benissimo, sto davvero bene, sto vicino casa e sto benissimo. Poi, detto, mancano 2 partite, quindi diamo tutte queste partite, vediamo se riusciamo ad andare ai playoff e vediamo che succede ai playoff. Giuseppe Amato. Ciao Michele, avete giocato anche con Sivipo alle spalle stasera, un 4-3-1-2. Ecco, magari parlando anche con Mister Novellino, in quel frangente forse potevate riempire meglio le due punte, gli spazi esterni che si creavano, oppure credi sia un modulo che comunque possa darvi delle soddisfazioni, perché qualche spazio l'avete creato, anche potenziato. A me personalmente piace tanto giocare a 2 punte, però stiamo giocando a 3 e do tutto il mio 100% per fare la prima punta quando serve, perché comunque poi siamo in tanti davanti e secondo me abbiamo un attacco di qualità. Vedano Donò, quanto ci fidi ancora a questi blocchi? Perché siete lì, però vi aspettano due gare, soprattutto la prossima, davvero difficile, insomma, come un po' come oggi, chiedevo anche a Mister prima, una squadra che ha bisogno di fare punti assolutamente per la salvezza. Sì, secondo me non dobbiamo perdere a Messina assolutamente, strappare un punto a Messina e giocarci tutto in casa, oppure se i risultati ci dicono bene, anche se perdiamo a Messina, poi vincendo in casa magari, non lo so, vediamo, intanto pensiamo a Messina e poi Sì, vediamo. non si Come non si può vincere? Giacchino Roberto Di Mare. Ciao Michele, buonasera. Qui c'è anche tanta concorrenza, perché comunque nel caso del 4-3-3 hai Nzigoni un antagonista. Ecco, questo ti sta aiutando o ti sta un attimino, tra virgolette, complicando la strada? No, la concorrenza aiuta sicuramente a cacciare sempre di più il meglio di se stessi, diciamo. Quindi meglio che c'è la concorrenza. Davide Soccato. Il mister già alla vigilia ha detto che questa potrebbe essere la partita della vita per la Fidelis Sampia. Che
ti aspettavi una squadra così agguerrita nonostante la posizione in classifica, e ti chiedo se ti è un risultato finale giusto, diciamo, per quello che si è visto in campo. Magari potevamo, dopo il pareggio, potevamo anche andarla a vincere, però non è stato così, ma non fa niente, ci prendiamo questo punto e ci giochiamo tutto nelle ultime due partite. E poi non ricordo la prima domanda. Ma ti aspettavi una squadra? Sì, sapevo che loro era una partita importante e sicuramente hanno dato il loro meglio. A Felix. Ciao Michele, buonasera. Si è creato anche un momento un po' di cambiamento, insomma, una centrifuga nel momento in cui si è dato. Che differenze hai notato per quanto, insomma, ci sia qui da poco dai due allenatori che già conosciuto, insomma, pochissimi prima e adesso Novellino? Perché entrambi in modo diverso hanno speso da subito parole, insomma, positive per te. Entrambi credevano nel caso di Pochissimi, Novellino crede molto in te. No, diciamo che Pochessi è un allenatore più predisposto ad attaccare, Novellino anche, il mister anche, ma con molta organizzazione difensiva. Poi non so bene. Vincenzo Esposito. Solo una curiosità. Sì. Prima del gol, quella occasione che la palla è finita prima. Sì. Come Zigo ha colpito bene di testa, sono sfortunato che c'era l'uomo sulla linea, mi sono trovato lì, ho provato a colpire, l'ho ciccata e la palla è rimasta lì, non l'ho vista neanche perché c'avevo il difensore davanti, quindi non ho visto neanche se è entrata, non è entrata, se ha preso il palo, non ho visto niente. L'ho ciccata, sì, l'ho ciccata. Grazie a tutti. Okay.